I tempi della grande e della piccola storia stanno per intrecciarsi. La vicenda della diffida ai Lichtner giunge a compimento proprio nei giorni in cui Mussolini sta per esternare le sue decisioni, irrevocabili, e quindi l'Italia sta per essere gettata nella fornace del secondo conflitto mondiale. Nonostante la drammatica congiuntura che il paese sta vivendo. Tutte le dinamiche che abbiamo finora evidenziato continueranno a fare il loro corso, scarsamente deviate o impedite dallo scoppio della guerra e dalla mobilitazione in vista dello sforzo bellico. Il secondo potere pescarese si manterrà vivo, ma nell'impasse che abbiamo già segnalato, esso sarà capace di moderare la vita cittadina ma dovrà accettare la leadership di fatto del prefetto Varano. Il secondo potere dei fiancheggiatori cattolici del fascismo si rimetterà in moto per ottenere delle deroghe a favore dei Littner. La diversità di vedute fra Ministero degli Esteri e Ministero dell'Interno sull'atteggiamento da tenere nei confronti degli ebrei stranieri, troverà proprio nel caso Littner l'occasione di precisare stabilmente i suoi contorni, almeno per un periodo di alcuni anni. La sola novità di rilievo sarà rappresentata dal nuovo ruolo che l'arcivescovo Venturi assumerà, prima intimamente, nel segreto della sua coscienza. Poi nell'impegno riservato a favore di ebrei e internati, infine pubblicamente nella bufera della guerra e dell'occupazione tedesca. Intanto Venturi mette a disposizione della salvezza dei Lichtner dall'allontanamento alla frontiera, tutta l'influenza che egli, combattivo arcivescovo di provincia, può esercitare. Viene rinnovato il coinvolgimento del senatore Montresor. Nell'archivio diocesano è conservata una lettera vergata da Montresor e indirizzata a Venturi. Riservata a lui solo. Casa 31 maggio. Eccellenza Reverendissima. Non le dico per ora con chi ho parlato col cuore. Aggiungo solo che stamane, dopo ricevuta la sua lettera, ho riparlato con la stessa persona, la quale mi ha detto di aver chiesto che si riesamini la pratica, ciò che si farà in questi giorni. Speriamo. Vede che me ne sono occupato. Non ho più veduto quella signora o signorina. E perciò scrivo a lei, anche per rallegrarmi vivamente per la sua ritemprata preziosa salute. Auguri affettuosi. Luigi Montresor. Il coraggio e la generosità di Venturi vanno oltre e non si limitano a coinvolgere nella sua azione il senatore Montresor. Quasi certamente per il tramite dell'ex presidente del Tribunale Speciale, il chietino Guido Cristini, Venturi preme anche sul presidente attuale del Tribunale. L'intransigente Tringali Casanova, che poi sarà uno dei pochi a votare contro l'ordine del giorno grandi nella seduta del Gran Consiglio del 25 luglio 1943. Anche di Tringali Casanova si conserva nell'archivio diocesano di Chieti una lettera indirizzata a Venturi, datata 4 giugno 1940 su carta intestata del Presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Eccellenza Reverendissima Monsignor Giuseppe Venturi, Arcivescovo e Conte di Chieti. Eccellenza Reverendissima. Ho avuto la preghiera da voi tanto caldamente rivoltami in favore della famiglia Litue ed ho subito passato la opportuna segnalazione all'Eccellenza Sottosegretario di Stato per gli affari interni. Mi auguro che possa intervenire una soluzione favorevole per gli interessati. Con vivo ossequio, Tringali Casanova. Al Presidente del Tribunale Speciale, Venturi aveva indirizzato una lettera che conteneva un forte appello alla clemenza e un'assunzione su di sé della responsabilità di quest'atto. Con la precisa garanzia personale circa la giustezza della causa che veniva perorata. Il gabinetto del ministero la inviò in copia alla DGPS con data 4 giugno, accompagnandola con la nota seguente. Si invia in copia una lettera dell'arcivescovo di Chieti con la quale si invoca la revoca del provvedimento di rimpatrio in Germania preso nei riguardi della famiglia Littner residente a Pescara. Si prega di esaminare il caso prospettato e di favorire notizie al riguardo. Il capo di gabinetto la lettera era la stessa che Venturi aveva inviato a Tringali Casanova e questi deve averla poi passata a Buffarini Guidi, sottosegretario all'interno dal 33. Il quale non era certo tenero verso gli ebrei e rappresentava anzi uno dei principali esponenti dell'antiebraismo fascista. Egli era stato fra i più intransigenti nella seduta del Gran Consiglio che diede il via libera alle leggi razziali e nei mesi successivi elaborò, in collaborazione con De Morazza, un programma di espulsione di tutti gli ebrei dichiarati puri. Sostituito da Albini nel 43, divenne poi il ministro dell'Interno della RSI. Comunque, nell'estate del 39 Secondo la testimonianza del nunzio Borgongini Duca, mostrava grande fastidio verso coloro che lo sollecitavano ad affrontare i problemi di singoli ebrei. Borgongini Duca riferisce infatti al segretario di Stato Maglione che nell'ufficio di Buffarini vi era un cartello con la scritta, Prego di non parlarmi di ebrei. Evidentemente. Per Buffarini Guidi una richiesta proveniente dall'intransigente presidente del Tribunale Speciale era sufficiente per dare corso ad essa, segnalando il caso alla DGPS e trasmettendole la lettera di Venturi. Nel fascicolo dei Lichtner questa lettera di Venturi, datata Chieti, 26 maggio 1940 XVIII, è presente in copia. Eccellenza, ricorro alla vostra grande bontà per un sommo piacere, del quale vi sarò sempre riconoscente e grato. Da alcuni anni si trova in Pescara una famiglia, composta, per quanto so, di padre, madre e due figli, provenienti da Vienna d'Austria, e in origine ebrea. Da tre o quattro anni la madre e i figli si sono per mio mezzo, fatti cattolici, ricevendo il Santo Battesimo. Il padre non so se sia cattolico o protestante. Tutti tengono esemplare condotta. I figli, poi, anche per profitto, sono i primi delle scuole liceali. Chi mantiene la famiglia è la disgraziata signora Federica Littner, la quale sudando giorno e notte con il dar lezioni di lingue e pianoforte. Guadagna quanto è necessario per tirare innanzi stentatamente la vita. Detta famiglia è stata precettata a ritornare entro il 13 giugno in Germania. La predetta signora fa notare che per loro. Entrare in Germania vuol dire morire, come è successo al padre suo, perché erano un tempo austrofili, e quindi avversi alla Germania. Onde essa prega e scongiura di essere autorizzata a rimanere a Pescara, ove non solo non darà noie, come non ne ha date mai, ma sarà delle più fedeli al regime, e specialmente al duce. E di questo, anche per varie informazioni assunte, credo di poter essere garante io stesso. Se ciò non fosse assolutamente possibile prega e scongiura che le sia concesso di andare in Spagna o nell'impero abissino o in qualunque altra parte del mondo, purché non sia la Germania. Eccellenza, è questo uno dei casi più pietosi che io abbia avuto, fate la carità di ottenere alla prefata disgraziata famiglia di rimanere a Pescara, almeno fino a che non si apra una qualche altra via. Della carità vi sarò. Con quanti conoscono e compiangono la prefata disgraziata famiglia, sempre riconoscente. Ringraziandovi anticipatamente, mi confermo devotissimo, obbligatissimo, Giuseppe Venturi Arcivescovo. Si tratta di una lettera complessa, che contiene molti spunti di indagine. Per esempio l'interessante richiamo alla 'austrofilia' che è un chiaro indizio di un atteggiamento di freddezza nei confronti dell'alleato nazista di Mussolini e che Venturi sapientemente usa. Conoscendo e condividendo le diffuse perplessità su questo tema. Una questione politica che si legava probabilmente, nella coscienza di Venturi. Alla condanna di molte dottrine naziste che Pio XI aveva espresso nell'enciclica Mit Brennender Sorge della Pasqua del 37. Oltre ad avversare il neopaganesimo nazista, Pio XI aveva anche avviato un processo di revisione dell'atteggiamento cattolico nei confronti degli ebrei, in base a quell'orientamento che lo portò. Nel corso di un'udienza privata del settembre del 38, ad affermare, noi siamo spiritualmente semiti. Tutto ciò ci spinge, prima di tutto, ad approfondire la figura di Venturi. Soprattutto per quel che riguarda gli anni della sua esperienza pastorale a Chieti prima della guerra. Giuseppe Venturi assunse il governo della sede arcivescovile metropolitana di Chieti il 18 febbraio 1931, proveniente dalla diocesi marchigiana di Cagli e Pergola, dove era stato eletto vescovo da Pio XI nel luglio 1926. Veronese, di Mezzane di Sotto, Venturi era nato il 14 giugno 1874 da una famiglia di medi proprietari terrieri. Il padre era stato sindaco del paese per 34 anni, fino alla morte nel 1919. Venturi aveva frequentato l'almo Collegio Capranica a Roma, uno dei luoghi di formazione più esclusivi del cattolicesimo di fine 800, la cosiddetta Fabbrica dei Cardinali. Fra i giovani seminaristi di quegli anni vi fu anche Eugenio Pacelli, di due anni più giovane di Venturi e presente al Capranica dall'ottobre 1894. Ma solo per un anno. A causa di una malattia che gli procurò una dispensa papale. Non sappiamo se i due ebbero modo di conoscersi. Ma sicuramente Venturi avrà poi profittato di questa circostanza per ottenere da Pio XII l'autorevole appoggio al progetto di Chieti città aperta, su cui torneremo. Tornato in Veneto. Venturi divenne vice-rettore, dal 1900 al 1910, del seminario veronese, cancelliere e stretto collaboratore del vescovo di Verona, il cardinale Bartolomeo Bacilieri. Sulla personalità di Bacilieri è interessante fare riferimento ad una nota redatta da Umberto Benigni in vista del conclave che eleggerà Benedetto XV, nella quale egli dava la propria valutazione sui singoli cardinali partecipanti. Nell'occasione, il capo della fazione integrista definirà Bacilieri buono, ma nullo. Tenendo conto dell'insieme dei giudizi formulati da Benigni nella nota, quello relativo a Bacilieri deve essere interpretato come la prova di un forte orientamento conservatore del cardinale veronese, ma senza le punte di asprezza che caratterizzava la cerchia degli integristi. Bacilieri, che proveniva da un ambiente familiare di piccola proprietà contadina. Aveva avuto una formazione e una carriera assai simili a quelle che avrà Venturi. Allievo del Collegio Capranica e licenziato in teologia, divenne rettore del Seminario Vescovile di Verona e poi, dal 1888, vescovo coadiutore dell'anziano vescovo di Verona, Canossa, che lo volle accanto a sé negli ultimi anni della sua vita. Amico personale di Rampolla. Bacilieri ebbe inizialmente fama di intransigente, ma poi favorì le alleanze elettorali e politiche tra cattolici e liberali, creando a Verona un clima di relazioni assai buone tra autorità civili ed ecclesiastiche. Un esempio che si imprimerà nella memoria di Venturi. Sono note di Bacilieri la decisa e pubblica condanna dell'assassinio di Umberto I, la sollecitazione ai fedeli, in occasione della guerra di Libia, di, ebbe a dire, pubbliche preghiere, perché nell'attuale conflitto italo-turco, la vittoria sempre abbia a favorire le armi italiane. Poi un'omelia accesamente patriottica dell'agosto 1915 ed il famoso episodio, immortalato anche dalla copertina della Illustrazione italiana, dell'incontro con il re il governo e Diaz del 1 agosto 1918. In occasione della parata dei militari americani, presenti sul fronte italiano. Anche questa inclinazione per il patriottismo non sarà per nulla estranea agli atteggiamenti pubblici che Venturi assumerà negli anni in cui sarà arcivescovo di Chieti. Per quanto riguarda i rapporti col fascismo, secondo Olindo Viviani, Bacilieri assunse un atteggiamento di prudenziale attesa. Comunque, per la Quaresima del 1922 Bacilieri reiterò la decisa condanna teologica del socialismo che già aveva espresso nel 1901. Infine, sulla vicenda del modernismo, Bacilieri applicò con rigore le disposizioni papali, condannando ad esempio la rivista locale, La Quercia, animata da modernisti e democratici cristiani. Ma difese pubblicamente un suo stretto collaboratore, Don Manzini, cappellano dell'Azione Cattolica, dalle accuse di modernismo intentategli da sacerdoti integristi. Un cardinale rampolliano e leoniano, dunque, non confondibile con gli integristi di Benigni e che presenta non poche affinità con le attitudini del più giovane Achille Ratti. Il futuro Pio XI fu anch'egli infatti un antimodernista moderato, fu rispettoso della monarchia, scrisse del regicidio come di un truce ed oppressivo avvenimento. Svolse le funzioni di mediatore tra la curia milanese e di poteri civili in molte occasioni, anche di grande difficoltà. Come gli eventi che portarono alle cannonate di Bava Beccaris. A proposito della formazione di Venturi, Stefano Trinchese fa notare che egli, come molti altri ecclesiastici suoi contemporanei, era debitore di schemi culturali addebitabili principalmente all'epoca sartiana e antimodernista. Con un accentuato senso dell'obbedienza a critica e del rispetto della gerarchia. Per comprenderne la personalità occorre infatti tenere in debito conto il lato più oscuro e severo della psicologia e della spiritualità di chi frequentava o gestiva i seminari, fra la fine del secolo e il primo scorcio del Novecento. Una ricostruzione più ampia della sua personalità dovrebbe, però, anche considerare che il collegio capranica era stato un luogo di formazione non asfittico o oscurantista. L'atmosfera che vi si respirava all'inizio degli anni novanta, scrive Philippe Chenot, era piuttosto liberale, un giusto equilibrio fra disciplina e libertà. La spiritualità che vi si apprendeva rimaneva comunque ascetica e rigorosa, tridentina, secondo un'immagine del sacerdote imitatore di Cristo o altro Cristo. E poi, a questi dati, occorrerebbe aggiungere il ruolo nuovo che il papato assunse con Pio XI. Il quale ebbe il tempo di agire in profondità sulla vita della Chiesa italiana e di assumere una funzione di modello per il suo episcopato un ruolo che condusse il rapporto sofferto che Pio XI ebbe con il regime fascista a riflettersi sull'operato di molti vescovi, che intrattennero col regime e con i suoi rappresentanti locali lo stesso ambivalente accordo. La figura di vescovo assunta da Venturi va letta dunque nel quadro del pontificato di Pio XI, di cui Venturi fu un tipico rappresentante sul territorio, per sensibilità politica, pastorale e religiosa. Egli fu così legato all'esempio del, suo, Papa, che fece difficoltà a condurre un'eguale imitazione di Pio XII. Ma durante la guerra questo processo si mise in moto e Venturi seppe trarne quell'atteggiamento di diplomazia attiva che gli consentì di trattare direttamente con i tedeschi sulla sorte di Chieti. La personalità di Venturi è dunque strettamente legata all'intensa strategia modernizzatrice che Pio XI. introdusse nella vita ecclesiastica italiana ponendo l'attivismo e l'organizzazione al servizio dello sviluppo della vita religiosa. Per quanto il pontificato di Pio XI abbia potuto assumere, ab esterno e da un punto di vista strettamente politico, una fisionomia conservatrice se non reazionaria. Da più di un ventennio questa linea interpretativa appare superata dall'analisi più attenta dell'evoluzione interna del movimento cattolico e della vita della Chiesa durante il lungo pontificato di Papa Ratti, la cui finalità più ampia era di tutt'altro segno e straordinariamente attiva ed innovatrice. Questa innovazione avvenne da parte della Chiesa, inserendosi in modo originale nella nuova realtà di vita urbana, stringendo legami con il ceto medio, dotandosi di particolari e moderne forme di aggregazione organizzativa. Soprattutto con il nuovo ruolo dell'Azione cattolica, moderna associazione di massa che vantava un milione e trecentomila iscritti all'inizio degli anni trenta non più legata alla gestione paternalistica e nobiliare del passato, ma guidata da nuovi criteri autoritari e burocratici, con un ceto dirigente laico di estrazione borghese e capace di inserirsi nelle nuove manifestazioni della vita urbana. L'azione cattolica fu anche un potente strumento di unificazione religiosa del paese allargando al sud queste nuove forme di organizzazione centralizzata e uniformante. Nota Giorgio Vecchio che la Chiesa contribuiva così, soprattutto in virtù dell'attività coordinata ed efficace dell'azione cattolica, alla creazione di un linguaggio e di una cultura religiosa e civile nazionale. Renato Moro sottolinea anche, riprendendo analisi simili condotte da Miccoli e Pulà, l'esistenza di un fondo intransigente in tutta la Chiesa italiana dei primi anni del XX secolo, al di là della distinzione tra innovatori e integristi. Un fondo che faceva di questa modernizzazione soprattutto un momento del progetto di riconquista, cristiana della società. D'altra parte era stata proprio la Compagnia delle Opere a dare l'inizio al processo di inserimento del cattolicesimo italiano nelle nuove forme della vita associata. Lo sviluppo di questa tendenza che avvenne sotto il pontificato di Pio XI ebbe l'effetto di trasformarla e di renderla non solo un espediente tattico nei confronti delle aggressioni che la modernità, manifestava nei confronti del cattolicesimo ma le diede il respiro di un vero e proprio nuovo progetto di vita cristiana, che garantisse al paese una sorta di modernizzazione protetta, capace cioè di lenire le difficoltà sociali e religiose che il processo di trasformazione storica poteva provocare. L'enciclica Quas Primas del 25 e l'introduzione della nuova festa liturgica di Cristo Re sono l'espressione di questa modernizzazione cattolica, intransigente e moderna al tempo stesso. Nella Quas Primas, di fronte ai totalitarismi nascenti, non ultimo per lui il laicismo, definito nella stessa enciclica nei termini di peste dell'età nostra. Pio XI rivendica l'impero di Cristo, una sorta di totalitarismo spirituale, che faccia da argine al totalitarismo statuale. Di un totalitarismo cattolico, Pio XI avrebbe parlato in un colloquio con Mussolini del 32, per difendere il primato educativo della Chiesa sullo Stato di cui pur il Papa dichiarava di accettare le pretese totalitarie in campo politico per il perseguimento del bene materiale del popolo. Sul piano più ristretto delle riforme interne alla vita ecclesiale operate da Pio XI, Dio Tallevi conduce un'efficace sintesi di quanto fin qui detto. Nell'affermare che queste nuove politiche furono orientate dal principio della modernizzazione ecclesiastica. Si riteneva che strumenti e tecniche della modernità, private dei loro fini abituali, potessero essere messe a servizio di una più efficace organizzazione ecclesiastica e di una più penetrante azione pastorale. L'apprezzamento di Pio XI per il progresso tecnico e scientifico era stato d'altronde da lui espresso più volte, anche prima di essere eletto Papa. Pare che Pio XI non usasse il telefono poiché preferiva i colloqui personali, ma fece installare nel 1930 in Vaticano una centrale telefonica ed un'altra telegrafica. Nel 31 fu anche installato uno dei primi apparecchi di telecopia del mondo. Pio XI inaugurò, nel febbraio del 31, la radio vaticana, ma i suoi interventi personali furono quasi sempre delle allocuzioni in latino. Fece anche costruire a Castel Gandolfo un osservatorio astronomico. Pio XI fu anche il primo pontefice attento alle morali, speciali, e ad indirizzare sistematicamente l'insegnamento morale e pastorale alle singole categorie di persone, agli sposi, ai giovani, agli studenti, ai religiosi. L'azione di Pio XI si volse anche a dare una forte scossa alla Chiesa meridionale imponendole una spinta al superamento della frammentazione con il rafforzamento delle conferenze e dei concili regionali, l'aumento del numero dei seminari regionali. Soprattutto inviando al sud un numero crescente di vescovi settentrionali. In una circostanziata ricerca, Roberto Violi ha infatti documentato come fra il 1929 e il 1939, la percentuale dei vescovi delle diocesi meridionali provenienti dal nord sia passata dal 18% al 29%. E la scelta dei nuovi vescovi si caratterizzava per un aggiornamento più dedicato ai metodi della pastorale, della catechesi, della formazione spirituale dei sacerdoti e dei laici. Che all'impegno apologetico. In particolare, per alcune delle diocesi più importanti, prevaleva un modello di governo pastorale forte ed efficace di ispirazione ambrosiana. La stessa frenesia e forza d'innovazione, associata ad un marcato moderatismo politico, sarà presente nell'episcopato di Venturi nelle medesime aree di intervento indicate dal pontefice. Sul piano pastorale egli agì energicamente per introdurre quegli elementi di organizzazione della vita diocesana tanto cari al Brianzolo Paparatti. Fondazione di asili per orfani, casa per la gioventù bisognosa, ampliamento e definitiva sistemazione del seminario regionale, fondazione di istituti scolastici tra Chieti e Pescara, come il Collegio Aterno a Pescara e il Collegio Istonio a Vasto, nonché istituzione di enti religiosi maschili e femminili e di nuove parrocchie. Forte infine l'impegno del presule veronese in favore dell'azione cattolica, che venne rafforzata in diocesi, secondo il profilo accentrato voluto da Pio XI. Venturi come tipico esponente, dunque, dell'Episcopato Veneto inviato al sud da Pio XI al fine di operare quella integrazione e quella modernizzazione moderata che rimettesse al centro della vita italiana il cattolicesimo, nel contesto di una accentuazione del principio d'autorità nella vita interna della Chiesa principio che era oggettivamente favorito dal clima del regime fascista e dal conseguimento del concordato. D'altra parte, questo episcopato aveva anche, verso l'esterno, un compito di pacificazione politica e di legittimazione di quel potere fascista che aveva stretto il concordato con la santa sede. Non a caso, il predecessore di Venturi L'arcivescovo barlettano Nicola Monterisi, vescovo di Chieti dal 1920 al 1929, era di tutt'altra tempra politica. Aveva delle posizioni non lontane da quelle sturziane e aveva avuto rapporti freddissimi, se non ostili, con i poteri fascisti locali. Come sottolinea Trinchese. Venturi succedeva a un Monterisi in urto con la gerarchia fascista e con la regia prefettura sin dall'avvio della fase chietina del processo Matteotti. Monterisi si era rifiutato di benedire i gagliardetti del fascio, mentre Venturi sarebbe stato spesso presente alle manifestazioni pubbliche specialmente militari, retaggio di un certo patriottismo cattolico. Di più, se Monterisi si era rifiutato di partecipare al brindisi augurale del 1925 in prefettura e dunque di avallare l'avvento della dittatura, se egli utilizzava il bollettino diocesano per mandare dei messaggi forti, Venturi si segnalava prevalentemente per certi suoi silenzi talora compiacenti, o per omissioni, e mantenne rapporti cordiali con la prefettura e col podestà. Tali evidenti differenze erano dovute anche a caratteri assolutamente distanti. Essendo Monterisi un carattere forte e persino duro di pastore, mentre Venturi, pur avendo dei tratti autoritari, era ad uso ad un paternalismo condiscendente nei riguardi delle altre autorità territoriali. E poi, fedelissimo a Pio XI, Venturi ne condivise certamente la progressiva presa di distanze dal Partito Popolare, per la necessità di trovare un accordo diretto con il fascismo. Politicamente. Mentre Monterisi, superato un giovanile integrismo astensionista, era stato consigliere comunale a Barletta e favorevole alla nascita del PPI, sul piano politico Venturi va forse classificato in quella destra cattolica prevalentemente settentrionale, i vecchi cattolici che abbiamo già indicato. Dunque una serie di distinzioni è assolutamente necessaria se si vuole inquadrare correttamente la figura di Venturi, e cioè quelle fra regime e fiancheggiatori, fra fascisti e clerico-fascisti. Fra vescovi ispirati dal popolarismo sturziano e vescovi ligi alle alte decisioni vaticane. Venturi non fu quindi un vescovo fascista né fu compromesso col fascismo se non quanto lo fu il suo Papa concordatario. E in generale, come sottolinea Mario Casella in una sua recente ricerca sull'atteggiamento dei vescovi italiani verso il fascismo. Occorre cautela nel dare ai vescovi la patente di fascista o di antifascista. Aggiunge Casella che molti vescovi e tra essi anche non pochi di quelli che avevano avuto facilmente il nulla osta governativo alla loro nomina, preferirono tenere un atteggiamento prudente, apolitico, limitando i loro contatti con le autorità civili allo stretto necessario e approvando o disapprovando il fascismo, a seconda delle circostanze e dei suoi pratici atteggiamenti nei confronti della Chiesa e della Religione. Mancarono inventuri, è vero, le asprezze che Pio XI mostrò verso il fascismo, soprattutto nel corso della controversia sull'azione cattolica, e questo è forse il suo limite principale. Secondo Roberto Violi, in quella congiuntura apparve più coraggioso il vescovo di Penne Carlo Pensa, che si espose di più nella critica al regime mentre le comunicazioni di Venturi con le autorità civili appaiono improntate ad una difesa dell'azione cattolica, ma con un atteggiamento di riguardosa riconoscenza per i rappresentanti del regime. Trinchese ha anche dimostrato che Venturi fu sordo ad alcune richieste di intercessione di confinati, consigliando l'accettazione rassegnata di provvedimenti che egli giudicava non arbitrari e fondati. Ma occorre d'altronde interrogarsi su quanto la sua azione sociale fosse quella che Trinchese definisce, una pesante commistione col regime fascista. Più probabilmente, Venturi si mosse lungo la linea vaticana che non intendeva più accettare una certa indistinzione fra azione cattolica, clero e pipì, e, come nota Giovanni Sale, recidere l'antico legame, come richiedeva il nuovo ordinamento di azione cattolica, non era certamente né facile né indolore per nessuno. Come fa notare lo stesso Trinchese. Occorre anche considerare la consueta e tradizionalistica accettazione ecclesiale dei poteri legittimi, che agì sull'intero episcopato italiano di quegli anni, tranne rare eccezioni, come quella di Monterisi. Di commistione non si può quindi, fino in fondo, parlare. Venturi fece ciò che i «vecchi cattolici» affermavano di voler fare. Condizionare il regime orientandolo verso una visione cattolica e conservatrice della società. Gli stessi fascisti chietini non videro Venturi come un fascista né come un alleato. Come risulta da una relazione al prefetto da parte del segretario federale Tommaso Bottari, datata 3 gennaio 1933, che attaccava Venturi per il suo attivismo a favore dell'azione cattolica e per, la sua avversità al fascismo. È vero che Bottari, seguace prima di Farinacci e poi intimo di Starace, era personaggio poco conciliante, sospettoso ed aggressivo. Sono noti i suoi furiosi contrasti con il clan dei Cristini e gli atteggiamenti personalistici che lo caratterizzarono sempre. Ma egli fu pur sempre federale di Chieti per quasi un decennio, dal 25, fino alla nomina a deputato nel 34, e dunque degno interprete del fascismo teatino, capace di percepire le attitudini anche intime di chi a Chieti assumeva cariche e funzioni scriveva Bottari. Riservata. A sua eccellenza Guidoletta, prefetto di Chieti. In relazione a richiesta dell'eccellenza vostra, comunico che in linea generale il clero della provincia può considerarsi simpatizzante per il regime. Specialmente tra i parroci troviamo degli iscritti al partito e dei sinceri amici. Il clero dipendente dall'arcivescovado di Lanciano si dimostra più aderente alle finalità del regime ed è più aperto con noi. Quello invece dipendente dall'arcivescovado di Chieti, è attualmente in gran lavorio per la Costituzione in tutti i paesi di circoli cattolici. È la conseguenza delle direttive del nuovo arcivescovo, Sua Eccellenza Giuseppe Venturi, il quale pretende da tutti i parroci il massimo impulso alle attività dell'azione cattolica. Si nota, pertanto, in ogni comune delle diocesi di Chieti e di Vasto una ripresa di propaganda intensissima che è favorita automaticamente dagli attuali rapporti tra Chiesa e Stato. I parroci sono costretti ad occuparsene, poiché pare che le loro situazioni personali siano giudicate attualmente dal rendimento che danno in questa attività. Ma si lamentano e quindi si è creata nei confronti dell'arcivescovo Venturi un'atmosfera di riservata antipatia, su cui i dirigenti fascisti fanno leva, per le istruzioni ricevute da questa segreteria federale, per conservare l'amicizia dei parroci. La propaganda ha finora dato frutti modesti. Ma circoli nuovi sono sorti e di giovani in taluni paesi sono stati allettati dalla costituzione di circoli corredati di radio, divertimenti ricreativi e vari. Una vera concorrenza ai circoli dopolavoristici. L'azione cattolica è tutta impersonata in Monsignor Venturi che è in continuo movimento e che quindi ne dirige le attività con uno zelo che a me scopre la sua avversità al fascismo. Ecco una riprova. Esiste una sua circolare riservatissima ai parroci nella quale si inibisce il suono delle campane per la ricorrenza del 28 ottobre, autorizzandone la tolleranza soltanto per il 4 novembre. C'è ancora un altro fatto. Esisteva una circolare prefettizia nella quale si stabiliva che i comitati locali delle feste patronali erano in obbligo di versare ai comitati locali dell'Opera nazionale Balilla il 5% sugli eventuali residui attivi? Sua Eccellenza Venturi ha esplicitamente vietato i parroci ad impadronirsi di detti residui e di inviarli direttamente a lui. Un altro rilievo ancora sulla sua attività, è incominciata l'infiltrazione tra il clero provinciale di sacerdoti veneti. Notoriamente antifascisti sono i sacerdoti. Don Evandro Marcolongo di Ortona a Mare, diffidato recentemente dal regio questore a seguito della scoperta in Ortona di un tentativo di ricostruzione di un aggregato antifascista. Don Salvatore Scioscioli di Guastameroli, Frisa, si è mostrato apertamente ostile. Il fascio femminile si è costituito a Guastameroli di sorpresa, temendo i dirigenti locali l'opera ostruzionistica del parroco. Don Domenico D'Adamio di Colle di Mezzo, noto antifascista. Ostile a tutte le istituzioni fasciste. Il parroco di Palmoli. Contrario apertamente al regime ha in questi giorni dal pulpito minacciato di scomunica quei genitori che avessero permesso ai propri figli di prendere parte alla recita probefana fascista. Anche il parroco di Chieti Scalo va considerato come antifascista, in predica ha categoricamente invitato i capifamiglia a non iscrivere i propri figliuoli alle organizzazioni fasciste giovanili. Ossequi fascisti. Il segretario federale, Tommaso Bottari. Una migliore comprensione dell'atteggiamento di Venturi di fronte alla guerra, e, più in generale, al regime fascista, deve tenere anche conto del quadro episcopale regionale, all'interno del quale la figura e l'azione di Venturi vanno decisamente inseriti. Come ha chiarito Filippo Mazzonis, la quasi totalità della Chiesa abruzzese, al pari di quella meridionale e della stragrande maggioranza di quella italiana, diede generalmente prova di uno spirito di sostanziale adesione alle scelte politiche del regime. Non mancando di rispondere positivamente alle richieste di collaborazione delle autorità locali. In questo quadro, sempre a giudizio di Mazzonis, Solo per il vescovo di Teramo Micozzi si può parlare di convinta sintonia politica con il regime. Mentre per tutti gli altri vescovi regionali l'adesione è di carattere, pre-politico, nei confronti di un'autorità legittima, capace inoltre di restituire alla Chiesa il proprio primato morale. Una parziale conferma della giustezza di questa interpretazione ci viene fornita dalla interessante nota di risposta che Venturi inviò nel maggio del 34 al prefetto Uccelli di Pescara, che lo aveva informato delle lamentele del podestà di Tocco Casauria a proposito del parroco locale, in particolare sulle modifiche al calendario delle messe. Eccellenza. In risposta alla pregiatissima sua, segnata a margine, le posso assicurare che nulla vi è a tocco casauria di anormale. Solo si deplora che quel signor Podestà, invece di interessarsi degli affari del suo ufficio, cerchi sempre di mettere lo zampino negli affari di chiesa per adattarli alla sua mentalità. Forse ritenendo che si possa ritornare ai tempi tristissimi del re Secrestano, che anche nello spirito del governo nazionale sono felicemente sorpassati. Ringraziandola di tutte le attenzioni, che mi usa, passo a ripetermi, con ossequio, di vostra eccellenza devotissimo, Giuseppe Venturi. Il riferimento al Giuseppinismo è naturale in un esponente della Chiesa Veneta come Venturi ma è anche sintomatico della gelosa difesa dell'autonomia del potere spirituale e dell'orientamento non ideologico del suo consenso al regime, peraltro appellato governo nazionale, senza alcuna concessione a seppur minime inclinazioni di sapore totalitario. L'entusiasmo che invece Venturi manifestò nel corso della guerra d'Etiopia non deve sorprendere poiché anch'esso fu un comportamento largamente presente nell'Episcopato italiano dell'epoca. Trinchese sorprende Venturi mentre, in questa congiuntura, si mostra osannante per l'offerta dell'oro alla patria impegnata nella battaglia coloniale ed entusiasta procacciatore di offerte per la Chiesa in Etiopia. Sappiamo anche di un'udienza concessa nel 36 da Mussolini a Venturi e al prefetto di Chieti. Pare che in quell'occasione Mussolini abbia offerto 300.000 lire per il restauro della cattedrale di San Giustino. Ma bisogna anche tenere conto che, nella pastorale per la quaresima del 35, nell'imminenza dell'attacco italiano all'Etiopia, Venturi ribadisce la sua ostilità ad un uso strumentale e solo politico della religione. Un passo della lettera, infatti, afferma. Ne mancano alcuni che fanno del cristianesimo una dottrina politica, considerandolo solo come un elemento di civile consorzio. Come efficace mezzo per serbare ordine e subordinazione nella civile convivenza. Sì fatti politici falsano l'essenza del cristianesimo. Le ultime battaglie antitotalitarie di Pio XI coinvolsero molta parte dell'Episcopato meridionale. Come afferma Roberto Violi, non solo i temi dell'ultima fase del pontificato furono affermati e trasmessi ai fedeli dai loro vescovi, ma la stessa persona del Papa divenne oggetto di un'amorevole vicinanza e corrispondenza. La lettera pastorale del 1937 di Venturi sulla salvezza della gioventù si inscrive in questo quadro. Intorno alla nuova congiuntura dell'enciclica antinazista Mit Brennender Sorge, e della successiva emanazione delle leggi razziali italiane possediamo la testimonianza dell'omelia indignata, con parole di fuoco contro la persecuzione antisemita, di Monsignor Vincenzo Russo, delegato vescovile della diocesi di Vasto e assistente di azione cattolica. Lo scoppio della guerra, infine, sembra provocare una fase di sconcerto e di ripensamento in Venturi, il quale, sebbene inizialmente indulga pubblicamente ai toni del patriottismo, partecipando ad alcune manifestazioni militari, anche in questo caso in linea con molti altri ecclesiastici italiani, ma forse anche per una sorta di efficientismo, presenzialistico, che traspare spesso dalle sue azioni. Poi si fa rimproverare più volte dal prefetto di Chieti per scarso entusiasmo nei confronti della guerra fascista. A fine gennaio 1941, infatti, il Ministero dell'Interno faceva recapitare, tramite il prefetto, una dura reprimenda con una serie di osservazioni su una lettera pastorale nella quale l'arcivescovo aveva fatto cenno mestamente alle distruzioni della guerra. Ad essa come ad una prova insidiosa ed imprevista, soffermandosi infine sulla necessità di superare le divisioni di partito, Cenno che appariva, anacronistico, al Ministero, ma che aveva il sapore di un contrasto interiore nella coscienza dell'arcivescovo. Altre volte, anche in conseguenza della censura ministeriale, il Prefetto sollecitò maggiori attenzioni allo sforzo bellico nei giornali diocesani. Le risposte di Venturi a questi richiami sono di sorpresa e di giustificazione. Con qualche punta di opportunismo, frammista a dissimulazione onesta e a naturale ossequio per i dirigenti. In più, un franco richiamo all'insegnamento del Papa sui mali della guerra, che restituisce ancora una volta la linea completamente istituzionale di Venturi, fino in fondo uomo della Chiesa e del Papato. D'altra parte, la sua duttilità diplomatica lo esponeva pesantemente ai pericoli di un avallo del fascismo e della sua guerra. Costantino Felice ha elencato una serie di interventi favorevoli alla guerra fascista che Venturi esternò fra il 42 e il 43. Dal desiderio che si possa conseguire la tanto desiderata e giusta vittoria, All'invito al conferimento della Lana ripreso dal foglio del partito di Chieti, all'omelia del Natale 42 giudicata dalla relazione del questore ricca di parole, patriottiche e fasciste, alla processione del 9 maggio 43, di espiazione e propiziatoria. Una duttilità che lo spingeva però anche a proteggere ed aiutare, ad esempio, i Lichtner perseguitati dall'antisemitismo. Da questo punto di vista, di particolare interesse è la lettera pastorale della Quaresima del 1942. Non a caso stigmatizzata dal prefetto di Pescara con una nota al Ministero dell'Interno, in esecuzione dell'ordine di controllo sulle pastorali vescovili, nella quale Varano dichiara che, per il titolo e per alcuni espliciti accenni di intonazione pacifista e pietosa, non la riterrei salvo diverso superiore avviso diffondibile o riproducibile. Era stato lo stesso Venturi a far pervenire al prefetto la lettera a stampa, con un biglietto di umile, devoto omaggio. In effetti, la pastorale conteneva alcuni passaggi di rilievo. Scrive l'arcivescovo a pagina 9 del suo opuscolo, Tutti siamo fratelli, e quel sacro vincolo, che unisce e cementa gli uomini tutti, rinsaldato dalla stessa natura, non può essere rotto o allentato giammai da nuna diversità di origine, di sangue, di razza, di cultura, di fede, ma solo dalla malizia umana e dall'abbruttimento, a cui l'uomo spesso si abbandona. Aggiunge Venturi, a chiare lettere, a pagina 17 e come Dio nella distribuzione delle sue grazie non fa distinzione alcuna tra giusto e ingiusto, tra giudeo o greco, tra sapiente e ignorante, ma le versa su tutti. Come fa su tutti risplendere il sole, così deve fare anche il cristiano. Oggetto cioè del suo amore devono essere gli uomini tutti, siano amici, siano nemici, del proprio o di diverso sangue appartenenti alla stessa o ad altra lingua. A queste coraggiose e non equivoche parole, Venturi fa seguire, nella pagina successiva, una lunga precisazione sull'amor di patria che, oltre ad essere lo specchio di una reale attitudine del vescovo e della sua diocesi in quegli anni di guerra, è anche un ossequio alle autorità di un paese in guerra come l'Italia e la rispettosa attuazione della richiesta di maggiore coerenza patriottica, già indirizzatagli dalle autorità civili nelle citate note di Biasimo risalenti ai primi mesi di guerra. Solo che, mentre i precedenti passaggi della lettera pastorale erano tutti riccamente corredati di molteplici riferimenti teologici e scritturali, le parole che seguono sono prive di qualsiasi nota o riferimento evangelico, tanto da risuonare come una enunciazione puramente politica, di circostanza. Forse organizzativamente e praticamente in una qualche misura impegnativa, ma senza alcuno spessore dottrinale. L'amore di patria, non solo è consigliato dalla legge cristiana, ma comandato. E tutti dobbiamo adempiere a questo dolce precetto. Tutti dobbiamo amare la nostra patria, specialmente in questi momenti difficili. Dobbiamo pregare per essa. E fare del nostro meglio per contribuire alla sua prosperità, alla sua grandezza, sopportando senza lamenti i sacrifici, che dal bene supremo ci sono richiesti o imposti. I sacerdoti. E specialmente i parrochi. Anche in questo devono essere esemplari. Ma non basta, dovranno fare opera di persuasione presso i loro filiani, affinché anch'essi compiano il loro dovere. Non solo tacendo, non solo non calunniando o denigrando, ma obbedendo sempre alle legittime autorità, e adoperandosi tutti, perché la cara nostra patria esca da questa dura prova rinnovata e migliorata conseguendo la desiderata pace, secondo giustizia, come tante volte è stata dal sommo pontefice auspicata. Il quadro interpretativo dei rapporti tra Venturi e il regime negli anni della guerra va completato tenendo conto, anche qui, delle parole di Mazzonis, che ha messo in luce come l'adesione al regime della Chiesa regionale non venne meno fino all'ultimo. Ma, se ne attenuarono però le manifestazioni esteriori, venne meno, cioè quella disponibilità alla collaborazione. Men mano che la guerra andava avanti e ne divenivano sempre più evidenti le caratteristiche e gli effetti contraddittori soprattutto tra le popolazioni. Secondo Mazzonis non fu estraneo a questa maggiore cautela e a questo progressivo distacco la presenza nel 41 e nel 43 del cardinale Pizzardo, prefetto della Sacra Congregazione per i Seminari e le Università, alle riunioni della Conferenza Episcopale Regionale, una presenza volta a trasmettere l'indirizzo di cautela proveniente dal Vaticano. Anche se bisogna notare che Venturi era in corso nella censura ministeriale, come abbiamo visto, ancor prima delle visite di Pizzardo in Abruzzo tutti elementi, comunque, che contribuirono, assieme al coraggio e alla forza personale, a fare di Venturi e di altri vescovi italiani, dopo l'8 settembre, dei veri e propri, etnarchi, alla maniera della Chiesa orientale nei confronti dei turchi invasori. Una funzione cioè di rappresentanza della popolazione civile. In assenza di strutture istituzionali solide e di fronte alla forza dell'occupante. Una funzione storica di grande importanza. Nel citato documento pastorale di Venturi, il riferimento finale al Papa, oltre a servire da correttivo nei confronti dell'effettivo sbilanciamento patriottico delle frasi che lo precedono, si connette a quella imitazione di Pio XII, successiva alla precedente e forse più spontanea imitazione di Pio XI. Il Papa che l'aveva reso arcivescovo, che si concretizzerà nell'ambizioso e sostanzialmente riuscito progetto di fare di Chieti una città aperta. Fin dall'entrata in guerra dell'Italia, infatti, Pio XII aveva intessuto un complesso lavorio diplomatico per salvaguardare la città di Roma dai bombardamenti e dalle distruzioni della guerra. A dire il vero di scarso successo per la decisa opposizione degli inglesi, i quali chiedevano che Mussolini e i comandi militari lasciassero la città. Solo a seguito di una dichiarazione di Roosevelt, il 31 luglio 1943 il governo Badoglio si dichiarò finalmente disponibile, presso la Segreteria di Stato Vaticana, a dichiarare Roma città aperta. Chiedendo al Cardinale Maglione di esperire, presso gli alleati, la possibilità di un accordo. Un accordo che non venne mai ratificato. Ma che alla fine fu sostanzialmente rispettato da ambo le parti. Come hanno scritto i curatori degli atti e documenti vaticani, riprendendo un eguale giudizio dell'ambasciatore tedesco in Italia, Papa Pacelli senza essere riuscito ad ottenere un accordo bilaterale formale, aveva ispirato alle due parti una sorta di rispetto reverenziale per Roma. La stessa cosa accadrà per Firenze, Siena e Assisi. Ma il primo successo del medesimo genere, vale a dire un successo di fatto, conseguito dall'azione e dalla mediazione assicurata dall'autorità religiosa. Era stato ottenuto per la città di Chieti. Gonfia di sfollati provenienti dalla provincia e da tutta l'Italia centro-meridionale, Chieti rimase sulla linea del fronte per tutto l'inverno 43-44. I tedeschi avevano intenzione di evacuare le 120.000 persone, di cui quasi 90.000 profughi, che vi abitavano e distruggerla. Venturi appellandosi alla mediazione del Vaticano. Intessendo rapporti con le autorità militari tedesche della piazza di Chieti e della zona di operazioni adriatiche, giungendo fino a fare visita a Kesselring presso la sede del suo comando, riuscì a scongiurare questo primo pericolo. In seguito ad una richiesta inviata da Venturi a Maglione l'8 dicembre 1943. Già l'11 dicembre la Segreteria di Stato Vaticana scrive all'incaricato d'affari americano Tittman la lettera seguente. La Santa Sede è stata informata che sono state iniziate pratiche perché la città di Chieti venga dichiarata città ospedaliera. Infatti. Secondo notizie pervenute alla medesima Santa Sede da fonte autorevole, quasi tutti gli istituti pubblici dell'anzidetta città, compresi quelli ecclesiastici, sono stati già adibiti ad ospedali per i feriti e a ricovero per una moltitudine di civili, vittime della guerra. La segreteria di Stato di Sua Santità sarebbe molto grata all'illustrissimo signore incaricato d'affari degli Stati Uniti d'America presso la Santa Sede se volesse autorevolmente adoperarsi affinché il competente comando alleato, pur prendendo le necessarie garanzie di ordine militare, favorisse l'attuazione di così nobile ed umanitario disegno. Del quale si gioverebbero soprattutto le tribolate popolazioni del luogo. La Segreteria di Stato ritiene opportuno aggiungere che una raccomandazione nello stesso senso è stata da essa rivolta all'ambasciata di Germania presso la Santa Sede. Maglione e Papa Pacelli ricevettero venturi a Roma il 21 dicembre del 43. Gli alleati, a loro volta, se martoriarono Pescara e molte altre località abruzzesi con pesanti bombardamenti. Non infierirono su Chieti. Seguirono lunghe trattative con i tedeschi, dilazioni. Infine un perentorio ordine di evacuazione del 30 gennaio, preannunciato da una lettera di Kesselring a Venturi, che si apriva con queste parole: ho piena comprensione della sua preghiera di escludere Chieti dallo sfollamento e può essere certo che ho esaminato attentamente la sua proposta, dettata da calda umanità, come ho maturamente ponderato il pro ed il contro nel prendere la mia decisione. Ciò nonostante devo darle risposta negativa, nello stesso interesse degli abitanti di Chieti. L'ordine fu poi revocato e rinnovato in seguito, fino alla definitiva revoca, anche per le resistenze della popolazione e dello stesso arcivescovo, che si rifiutavano di eseguirlo. Infine si ebbe la dichiarazione tedesca di Chieti, città aperta, del 21 marzo. Da parte del comando della zona adriatica, comunicata direttamente a Venturi e alla Segreteria di Stato Vaticana. In questa fase storica, l'arcivescovo era rimasta l'unica reale autorità rappresentativa degli interessi della popolazione locale, e come tale fu percepito da tutti. Indubbiamente Venturi sfoderò nella circostanza tutte le sue abilità diplomatiche, di opportunismo e a condiscendenza che alcuni studiosi gli attribuiscono. Le autorità militari tedesche di ogni grado fino a Kesselring, lo trattarono sempre con grande deferenza, forse perché vistesi da lui riconosciute come autorità legittime, anche se di fatto e in virtù delle circostanze belliche. Forse giocò, in questa sintonia, anche un'inconscia o abilmente utilizzata atavica affinità con un potere germanico. Per un Veneto nato solo pochi anni dopo la fine della dominazione austriaca. Il comandante della piazza di Chieti, il maggiore renano, dunque cattolico, Fuchs, si dichiarava in una lettera a Venturi suo devoto servitore. Contava anche, in questo rapporto fra autorità militari tedesche e l'arcivescovo, L'ascendente maggiore che i poteri religiosi mostravano di avere sulla popolazione civile, rendendoli un interlocutore privilegiato dei tedeschi. L'ultimo comandante della piazza di Chieti, il più rigido capitano Schäufer, in una lettera del 6 maggio 1944 a Venturi, lo invitava a collaborare, con riguardo ma sulla base di precise motivazioni politiche per le esigenze di mobilitazione forzata al lavoro, alla quale i civili si sottraevano. Scriveva Schoefer Mi rivolgo a Vostra Eccellenza e vi prego di far valere tutta la vostra autorità per tenere viva nella popolazione la comprensione circa le richieste necessità delle forze armate germaniche, provocate dalle circostanze belliche. Prego Vostra Eccellenza di ordinare che alla popolazione civile vengano date le necessarie spiegazioni e schiarimenti ai sensi di quanto vi esposi. Eventualmente al termine delle funzioni religiose domenicali nelle chiese di questa città. A quanto abbiamo già detto, si deve aggiungere, per comprendere il ruolo di Venturi in questa congiuntura. La perfetta neutralità che la Santa Sede aveva avuto nel corso del conflitto e che continuava ad avere. Non si spiega altrimenti l'ottenimento della extraterritorialità del vasto sito, edificio e parco, del seminario regionale di Chieti, dell'arcivescovato e di alcuni conventi, oppure della rinuncia di Kesselring a far saltare la centrale elettrica di Chieti nel dicembre del 43. Una situazione molto differente. Si ebbe ad esempio negli ultimi mesi dell'occupazione tedesca di Pisa, dove fu fatta saltare la centrale elettrica e furono compiuti eccidi. Venturi nulla riuscì però a fare. Nel febbraio del 44, nel processo sommario tenutosi nel municipio di Chieti, che portò alla condanna alla fucilazione di nove componenti di una banda partigiana composta da renitenti alla leva. Angelo Meloni parla di una lettera di Venturi in cui si chiede almeno di differire l'esecuzione. Trinchese è convinto che in questo caso egli avrebbe potuto fare di più e parla di silenzi dell'arcivescovo su questo episodio e su altri relativi ad ebrei fucilati il che sarebbe una sorta di prezzo pagato, per quanto con angosciante disagio, allo scopo più alto di salvare la città con tutti gli abitanti e i profughi che vi vivevano. Sull'episodio dei partigiani fucilati forse l'intervento non fu così energico come la drammaticità degli eventi richiedeva, e l'angoscia e il disagio albergavano sicuramente nell'animo di Venturi tanto che nel libro di memorie scritto dal nipote dell'arcivescovo, don Emilio Venturi, all'epoca suo segretario, l'episodio della fucilazione della cosiddetta banda palombaro è rievocato con viva memoria. Ma Costantino Felice accredita proprio alla mediazione di Venturi la salvezza di tre dei partigiani arrestati della banda palombaro e non fucilati. E la stessa posizione di Venturi nei confronti dell'occupante tedesco era di nascosta ed efficace resistenza. Come vedremo. La Banda Palombaro, fu una delle prime a costituirsi in Abruzzo. Sembra fin dal 10 settembre del 43. Questo gruppo partigiano, composto da antifascisti e militari, ricevette il suo nome dalla località di montagna intorno alla quale si mosse inizialmente il suo braccio operativo, che ingaggiò nei primi giorni di ottobre diversi scontri a fuoco con i tedeschi con perdite da ambo le parti. La forte pressione tedesca provocò, a metà ottobre, la dispersione della banda e il ritiro di quasi tutti gli elementi nella città di Chieti, dove si trovava il comando della banda, il quale rimase in costante contatto con il comando alleato di Bari anche per il ruolo attivo svolto nell'agevolare l'attraversamento delle linee di ex prigionieri alleati, di antifascisti ed ebrei. Ora. Elementi della banda intrattenevano certamente rapporti con l'arcivescovo, anch'egli attivo, come vedremo, nell'aiuto a coloro che volevano attraversare il fronte. Secondo Pio Costantini. Che scrisse su Il ponte. Un resoconto sulla resistenza a Chieti a pochi anni dalla fine della guerra, la curia teatina garantiva aiuto e ricovero di partigiani presso il nipote dell'arcivescovo don Emilio Venturi, e anche l'arcivescovo non era ignaro del movimento partigiano. Si spiegherebbe meglio, così, la prudenza di Venturi dettata dal fondato timore che fosse scoperta dai tedeschi la sua azione protettiva nei confronti di partigiani e fuggiaschi. Sarebbe stato disastroso per Chieti, per i profughi, per la condizione dell'intera popolazione abruzzese posta sotto l'occupazione tedesca. Per quanto riguarda gli ebrei, non vi furono fucilazioni, ma alcuni arresti, nelle prime settimane dell'occupazione tedesca, nella provincia di Chieti, sottoposta a rastrellamenti in quanto zona d'operazione. Quasi tutti i 21 arrestati furono subito trasferiti all'Aquila e poi deportati. Vi fu un eccidio di quattro ebrei fiumani in circostanze ignote, l'11 gennaio 1944 a Ari. Nell'ambito, invece, di ciò che era nelle possibilità di intervento dell'arcivescovato, diversi collaboratori di Venturi, il già citato don Emilio e monsignor Antonio Iannucci, testimoniano di un'attività in favore di ebrei nascosti in città e a favore di coloro che volevano attraversare le linee. A riprova di una compromissione solo diplomatica e mediatrice con l'occupante tedesco, senza supina acquiescenza. Fonti concordanti indicano poi l'esistenza, come detto, di un flusso di fuggiaschi, ebrei stranieri, italiani, ex prigionieri di guerra alleati, eccetera, attraverso le linee, lungo il fronte abruzzese della linea Gustav. Che rimase fermo dal settembre 43 al giugno 44. Una precisa testimonianza sull'aiuto fornito dall'arcivescovato di Chieti ad ebrei e soldati italiani che intendevano attraversare le linee ci è fornita da don Emilio Venturi, il quale riferisce di una sorta di organizzazione, guidata dal vescovo, che aiutava i fuggiaschi ad attraversare le linee nei pressi di Guardia Grele. Don Emilio testimonia anche dell'aiuto economico fornito dal vescovo ai profughi ebrei nascosti in città, che erano giunti dall'Italia settentrionale nella speranza di attraversare le linee o che erano scappati dai campi di internamento abruzzesi dopo l'armistizio. Scrive infatti Emilio Venturi: Dall'Alta Italia, dall'Austria e un po' da tutte le parti, affluivano a Chieti, nella speranza di attraversare clandestinamente e incolumi il fronte, molte famiglie di ebrei, naturalmente tutti clandestini. Molti contadini e tanti conventi di frati e monache si prestarono ad accogliere questi disperati e a tenerli ben nascosti. Il Santo Padre Pio XII. Informato dall'Arcivescovo di questa fuga di ebrei verso il fronte, Dispose che rilevanti somme in denaro tutti i mesi venissero distribuite agli ebrei. Di questa pietosa carità io stesso ero incaricato. Per quanto riguarda quest'opera di assistenza agli ebrei, va considerato che il Vaticano prestò il suo aiuto alla De nel periodo della clandestinità, tanto che molte attività furono gestite dal padre Cappuccino Benedetto. La Santa Sede svolse anche un importante ruolo di deposito del denaro che giungeva dalle organizzazioni ebraiche estere. Come scrive Massimo Leone, che ha studiato i rapporti tra Chiesa ed Elasem, anticipando e prestando spesso forti somme garantite dagli stessi enti. Il racconto di don Emilio si occupa anche dell'opera in favore dei fuggiaschi che intendevano passare le linee. Quasi tutti i giorni a nome dell'arcivescovo io mandavo qualche gruppo di questi ebrei o di soldati sbandati, attraverso i campi, verso il fronte, con un documento in mano che diceva che questi fossero incaricati di prelevare suppellettili dalle chiese abbandonate improvvisamente. In realtà, giunti nei pressi del fronte venivano ricevuti da un certo sacerdote don Fausto che abitava nella chiesetta di un cimitero, sul fronte, e con il favore dell'oscurità, ad uno ad uno attraverso il cimitero, faceva tutti passare di là dal fronte. In questa operazione veniva addirittura aiutato dalle guardie confinarie che erano sia sì arruolate nell'esercito tedesco, ma polacche di origine. Hans Lichtner, da me rintracciato in Brasile, mi ha confermato di aver passato il fronte a Rapino. Superata una forte reticenza a rivangare le memorie di un passato doloroso, Hans Lichtner mi ha fornito la seguente testimonianza sugli eventi che segnarono il suo passaggio delle linee. A Penne io frequentavo a titolo di, pretendente a, studente di medicina l'ospedale locale. I tedeschi installarono un ospedale militare ed i medici italiani entrarono in rapporto con i colleghi tedeschi usandomi come interprete, ma passavo per italiano. Avevano bisogno di rifornimenti che ogni tanto facevano venire da Chieti con l'aiuto dei tedeschi. Quando decisi di scappare, riuscii a farmi mandare a Chieti niente di meno, in un autobus militare tedesco che riportava al fronte feriti o malati dimessi dall'ospedale. Dinanzi alla cattedrale di Chieti un Feldpolizei mi catturò per scaricare munizioni a Chieti scalo, ma riuscii a convincerlo a lasciarmi andare. Subito ho chiesto asilo nella cattedrale. Mi hanno portato dal vescovo al quale ho detto chi ero. Mi ha concesso asilo nei sotterranei della cattedrale dove dormivo su un banco di chiesa e le suore mi davano una minestrina con quattro ceci, contati, al giorno. Poi arrivavano alcuni ragazzi seminaristi ai quali davo lezioni e mi fornivano fichi secchi in cambio. Un giorno mi avvisarono che c'era il parroco del paese del quale non mi ricordo il nome, col quale dovevo partire insieme ad altre persone, che mi avrebbe aiutato a passare le linee. Quel buon prete aveva un lasciapassare tedesco. Mi ricordo che fu una camminata di sei o sette ore fino al paese. Abbiamo dormito e passato la giornata seguente nella casa parrocchiale e la notte dopo ci ha accompagnato al fronte, dove siamo passati strisciando nel fango e nella neve vicino ad una sentinella addormentata. Dopo una lunga camminata abbiamo finalmente incontrato una pattuglia inglese e dopo poco un paese liberato. Gli inglesi ci hanno mandato per automezzo ad un campo di profughi ad Ortona e di lì per treno a Foggia. Un altro campo di profughi, interrogazione e separazione per nazionalità. Non ho più rivisto gli altri, tutti italiani. A me hanno spedito sempre in treno a Bari dove ho chiesto di prendere servizio nelle forze alleate. Sono stato ammesso come interprete ed ufficiale di collegamento di una unità impegnata nella ricostruzione delle ferrovie. Ho servito a Foggia, Foligno, Bologna, Pescara e Milano dove ho preso congedo per iscrivermi all'università. Il racconto di Hans Littner è una sorprendente e dettagliata conferma, del tutto indipendente, e quindi assai probante delle affermazioni di don Emilio Venturi sulle attività in favore di fuggiaschi ed ebrei esercitate, anche con una notevole dose di pericolo, dal clero e dall'arcivescovato Teatino. E per quanto riguarda il ruolo di ricovero dei clandestini svolto dalla cattedrale, il funzionario di polizia Mario la Monaca, in servizio in quei giorni a Chieti. Dichiarò in una sua memoria difensiva davanti all'Alto Commissariato per l'epurazione, che il parroco della cattedrale, Don Ruffo, era elemento attivo nel movimento patriottico clandestino. Tornando all'opera di mediazione dell'arcivescovo, essa non poteva limitarsi alla rinuncia tedesca all'evacuazione. Una volta ottenuta si trattava di evitare di trasformare Chieti in un campo di battaglia, come era accaduto ad Ortona, dove si era svolta una durissima battaglia casa per casa. Fa notare Trinchese come adesso gli interessi di Venturi coincidevano con quelli dei tedeschi, che preferivano un'eventuale ritirata protetta dalla roccaforte di Chieti. Gli eventi si svolsero come Venturi e i Chietini speravano. Pur senza una dichiarazione ufficiale bilaterale, Chieti fu trattata come città aperta e risparmiata dalle distruzioni del conflitto, fino all'ordinata ritirata tedesca dell'8 giugno del 44. Orgoglioso per quanto aveva fatto, lui che ufficialmente era anche conte di Chieti. Che si comportò come un uomo di quella terra, dove tuttora è sepolto, che mostrò di avere le stesse ambizioni e lo stesso amore esclusivo che i Chietini hanno per la loro città. Venturi recitò una solenne omelia di ringraziamento in cattedrale il 18 giugno 1944, davanti ad una folla traboccante e alla presenza degli ufficiali alleati. Un discorso onesto nel quale non mancò la denuncia dei crimini e della mancanza di logica dei tedeschi, accanto al ringraziamento per quanto gli stessi avevano fatto per esaudire le sue richieste. Chieti. Unica città in Italia. Stampate bene in mente queste parole. Unica città in Italia. ottiene il privilegio di città aperta. E chi ci suggerì di chiederlo? e chi ci indicò le tracce per chiederlo. E chi mise a mia disposizione la stessa sua macchina per andare a Roma allo scopo, fu un generale tedesco, ed era un protestante, ma dotato di nobili sentimenti, e pieno di ammirazione per la Chiesa cattolica, e specialmente per il visibile suo capo, Pio XII. Non mancò anche un accenno un bilancio fugace all'esperienza fascista e a ciò che essa aveva rappresentato per l'Italia. Ma ai gloriosi alleati, che hanno impugnato le armi e che vedo qui largamente rappresentati. Noi dobbiamo riconoscenza per un altro titolo. Ed è per averci liberati dal gioco insopportabile ed umiliante degli oppressori, i quali per tanti anni ci hanno come stretti in una morsa di ferro impedendo ogni attività, ogni energia, che non fosse stata orientata al loro sistema. Ed era questo tal sistema, tutti ne hanno fatto esperienza, che, pur avendo dei lati buoni, pur contando nel suo attivo delle opere utili, che nessuno potrà mai disconoscere, toglieva ogni libertà nel campo della stampa, dell'educazione, della giustizia e anche del pensiero. Ed era salito a tanto di audacia da voler sfondare anche le porte della religione, per imporre pure ad essa la sua mano di ferro. Ma, in quell'epoca, era a capo della Chiesa il grande pontefice Pio XI, il quale con quella risolutezza, che gli era propria, disse. Di qui non si passa. E non si passò. Molti di voi ricorderanno il fatto. Ricorderanno il triste anno 1931. Opportunismo, analisi sincera del passato o accettazione tradizionale del potere legittimo, forse le tre cose insieme, unite dal richiamo a Pio XI e dunque dalla convinzione di aver fatto tutte le scelte del passato lungo la linea di condotta nei confronti del regime, tracciata da paparatti. Inoltre, un esempio concreto della continuità sociale e culturale che caratterizzò la storia del nostro paese al volgere della vicenda bellica. Patriottismo. Conservatorismo e clericalismo sono certamente il bagaglio politico principale di Venturi uomo e vescovo. Ma, limitazione, dei suoi pontefici. Unita ad una tempra particolare e ad un alto profilo spirituale, gli permisero di legare il suo nome alle vicende di Chieti città aperta e alla salvezza di molte persone fra le quali i Lichtner e altri perseguitati per motivi razziali. Da quest'ultimo punto di vista e in un quadro più generale, non sembra che corrisponda a verità, almeno per il caso italiano. La dura accusa che Daniel Goldhagen, anche sulla scorta del documentato libro della Zuccotti, ha lanciato alla Chiesa, affermando che, non risulta che la generalità del clero cattolico, per quanto siano state le eccezioni, abbia avversato lo sterminio. Si tratta di accuse infondate che hanno però l'avallo di una parte della letteratura scientifica sull'argomento. Come i lavori della Zuccotti o quello di Gunther Levi, centrato sull'Episcopato tedesco. La vicenda di cui ci stiamo occupando è inequivocabilmente una prova evidente del contrario e i limiti dell'azione della Chiesa non vanno esasperati. Come fa Goldagen quando enfaticamente afferma che, la riluttanza ad aiutare gli ebrei contrasta in modo stridente con i puntuali interventi della Chiesa in favore degli ebrei convertiti. Poiché si rischierebbe di fare un torto a tutti quei perseguitati che, nella condizione di convertiti, poterono beneficiare di un qualche aiuto. A nessuno è dato di giudicare delle scelte personalissime, compiute in stato di necessità da parte di perseguitati senza speranza, magari responsabili non solo per la propria sopravvivenza, ma anche nei confronti delle vite dei propri figli. Le strade della vita interiore sono infatti a volte tortuose, dialettiche, e la conversione o la biura che alcuni compirono in quei momenti, ben 4.600 ebrei italiani ad esempio, rappresentò per molti di loro null'altro che la manifestazione esteriore di un ben avviato processo di assimilazione e di laicizzazione, assai diffuso nell'ebraismo italiano ed europeo occidentale. Anzi, per molti di coloro che erano già incamminati verso assimilazione. Laicismo e perdita di veri significati da attribuire alla propria ebraicità. L'esperienza della persecuzione e della conversione forzata furono un viatico per la riconquista di un'identità ebraica, che altrimenti sarebbe andata irrimediabilmente dissolta sotto il peso della secolarizzazione crescente. Per ciò che concerne coloro che intercedettero o si attivarono in favore dei perseguitati, è assai facile lo slittamento, impercettibile ma sostanziale, fra l'accertare gli eventuali limiti di un'azione caritatevole, al negarne per questo la natura di azione moralmente fondata. Fino al ritorcere contro i salvatori, i limiti della propria azione, magari sommandoli, come nel caso di una parte del clero cattolico, agli indubbi errori commessi in precedenza in tema di antigiudaismo. Errori che vanno d'altra parte ben individuati, senza neanche esasperarne il ruolo causale rispetto all'antisemitismo politico e razziale. Bisogna infatti sempre tenere conto di quella deformazione ottica retrospettiva, di cui spesso siamo inconsapevoli che Enzo Traverso ha con acume evidenziato, affermando che sia spesso Auschwitz a generare l'antisemitismo. Nel senso di spingerci a cercare in tutto ciò che è accaduto o è stato detto prima della Shoah, un fatto anticipatore di quell'esito abissale. Richiamandosi a Roger Chartier che Indagando sulle premesse culturali della rivoluzione francese aveva ellitticamente concluso che, in una certa misura, è stata la rivoluzione a generare retrospettivamente l'illuminismo. Traverso scrive che, si potrebbe affermare, che è Auschwitz che ha inventato l'antisemitismo, facendo apparire come un processo coerente, cumulativo e lineare un insieme di discorsi e pratiche che, prima del nazismo, erano percepiti come discordanti ed eterogenei. Nel caso di Venturi, fra l'altro, reggerebbe anche un criterio rigoristico, ma tutto sommato convincente, come quello sostenuto da Michele Sarfatti, secondo il quale, la categoria dei non ebrei, giusti, ovviamente non comprende coloro i quali protessero, o tentarono di proteggere o dettero l'impressione di proteggere, dalla persecuzione singoli ebrei da loro selezionati e allo stesso tempo approvarono o comunque accettarono la persecuzione di tutti gli altri ebrei. A Venturi non si può certo rimproverare il fatto che il forte contributo di salvezza che egli diede, e di cui stiamo ricostruendo la storia, fosse rivolto ad ebrei convertiti, senza dimenticare che Gustav Lichtner non si era convertito. A maggior ragione perché si tratta dell'unico caso che egli, almeno fino al 1941, poteva affrontare, senza quindi avere la possibilità o la volontà di fare quella scelta di cui parla Sarfatti, una scelta che doveva anche, come egli afferma, connettersi ad una approvazione o accettazione della persecuzione, cosa che non può dirsi come è documentato dalle sue coraggiose lettere pastorali nei confronti dell'arcivescovo Venturi. Nelle carte dell'archivio arcivescovile di Chieti sono conservati altri documenti relativi a richieste d'aiuto rivolte a Venturi da parte di ebrei stranieri, battezzati e non, e di internati civili. Carte che andrebbero approfondite per esprimere un giudizio sulla statura morale di Giuseppe Venturi, che sulla base delle prove certe che stiamo esaminando a proposito dei Littner e della sua azione in favore di profughi e resistenti nei duri mesi dell'occupazione tedesca. Appare sicuramente di alto profilo.